Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo a Carpegna, abbiamo appena disceso la scalinata del Palazzo dei Principi Falconieri di Carpegna. Siamo qua perché c'è un triplo appuntamento oggi, addirittura sono tre i momenti che ci hanno convinto a portare le nostre telecamere, le telecamere di Rossini TV fino a qua. Andremo a scoprirli principalmente con i vari protagonisti, tra cui l'assessore alla cultura Luca Pasquini, che ci ha invitato insieme al sindaco Mirko Ruggeri, perché ci hanno detto è un momento importante per Carpegna, perché dà il via a tre manifestazioni, una più bella dell'altra. Andiamo insieme a voi a scoprire quali sono. Con l'assessore alla cultura Luca Pasquini. Assessore, siamo qua per un triplo appuntamento, addirittura oggi veramente triplo lavoro. Oggi è una giornata molto bella per Carpegna, per l'Alto Montefeltro. Siamo innanzitutto qui di fronte all'ingresso della nostra mostra Carpegna Art, artisti nel Montefeltro. Sono 42 artisti del nostro territorio, alcuni molto affermati e conosciuti, c'è anche la scuola di scultura di Urbino e altri giovani. Una mostra che è giunta alla terza edizione, si rifà una precedente mostra Artisti della Carpegna, sta avendo un grande successo, una grande inaugurazione, ed è una mostra alla quale teniamo molto. Ci permette di tenere il Palazzo dei Principi aperto e arriverà al 4 settembre, aperta dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23. Maestro Giulio Serafini, curatore di questa straordinaria mostra, bellissima, 40 e più artisti, ce la descrive un po', ai telespettatori di Rossini TV. Niente, questa è la terza edizione di Carpegna Art. Quest'anno la mostra l'abbiamo dedicata purtroppo a un amico che esponeva qui con noi, Oscar Baffoni, che era un missionario della Papa Giovanni XXIII. Gli abbiamo intitolato la mostra, come hai detto prima, siamo 43 per l'esattezza. 43 più 20 ragazzi che fanno arte e terapia del gruppo Atena, che sono case di recupero per giovani che hanno avuto problemi mentali, droga, eccetera, eccetera. E niente, io ho riunito tutti questi artisti qui per la terza volta consecutiva, perché questa mostra ha uno scopo, oltre che estetico, di, diciamo, convivio. Gli artisti sono selezionati nel territorio, no? Scelti proprio con cura da me, Rimini, Pesaro, San Marino, di modo che Carpegna risulti il fulcro, geograficamente parlando, di tutto. Allora gli artisti convergono qui, comunicano tra loro e offrono una mostra agli ospiti di Carpegna e quant'altro. Noi cerchiamo con questa mostra di far dialogare l'arte col territorio e creare interconnessione tra le persone. Al terzo anno ci saranno dei ritorni, ci saranno delle novità. Come avviene la selezione? La selezione innanzitutto avviene, cioè, mi sottopongono le opere a me in fotografia e io cerco di far girare gli artisti. Non posso mettere tutti gli anni gli stessi nomi, ma soprattutto di anno in anno cerco di sposare le opere. Le opere devono essere orchestrate, nonostante siano una diversa dall'altra, i linguaggi siano anche diametralmente opposti. Noi dobbiamo, innanzitutto rispettando l'architettura, che qui è di un rigore assoluto, qui siamo in un palazzo dell'architetto De Rossi e non sto a fare la storia del palazzo, che quella la sapete già, è scritta. Cioè dobbiamo, rispettando l'architettura, mettendo insieme questi linguaggi diversi, creare una sorta di orchestra che suona una musica, e quando uno entra qui si deve entrare come in una piscina termale, in qualcosa di tiepido. Io cerco di trasmettere questo, poi se ci riesco non lo so, però spetterà al pubblico dire se sì o se no. L'anno scorso, stando di quel che dice il comune, qui sono entrate più di 5.000 persone. Noi quest'anno lavoriamo per 7.000, e allora se vogliamo che diventino 7.000 diffondiamo questa mostra, perché poi noi quest'altro anno faremo ancora meglio. Lavoreremo per un obiettivo più alto, anche se l'arte non vuole i numeri, però in un'età mediatica come questa, dove i numeri vanno per la maggiore, anche noi dell'arte abbiamo bisogno dei nostri like. Ricordiamo ai nostri telespettatori, la mostra si è inaugurata il 30 luglio e sarà aperta fino a? Fino al 4 di settembre, con orari pomeridiani dalle 5 alle 19, poi riapre
alle 9 e chiude alle 11. Questo per permettere ai turisti dopo cena di entrare in mostra, di pranzare con calma dove sono gli appartamenti degli alberghi e innanzitutto quando fanno la passeggiata trovano il palazzo aperto, cosa inconsueta perché qui siamo in un palazzo privato, questo va sempre sottolineato, qui è una dimora privata di una famiglia. E allora la famiglia ci ha concesso il palazzo e, allora, e noi qui cerchiamo di, non scomodando la famiglia, di far entrare più persone possibile dando la possibilità agli ospiti di Carpegna di visitare questo stupendo posto che non essendo pubblico, quanto si ha l'occasione di entrare è meglio approfittare, soprattutto arredato così. Abbiamo avuto un bellissimo convegno, un bellissimo incontro con il professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, che è professore di storia medievale ad Urbino, che ha voluto ricordare insieme alla famiglia, insieme al principe Antonio Di Carpegna, insieme alla famiglia, anche all'amministrazione comunale che ha collaborato a tutta l'organizzazione, all'iniziativa, abbiamo ricordato il principe Guidobaldo, il principe Di Carpegna, che è nato 100 anni fa, non c'è più da qualche anno, una figura importante tra le tante aspetti positivi della sua vita qui a Carpegna. A parte che era un personaggio, una persona elegante, di stile, ma ha avuto un grandissimo ruolo nella cura e nel riordinare il grande archivio importantissimo di questo palazzo, che ha una biblioteca, un archivio storico con delle bulle papali, con documenti che vengono ad essere consultati da tutto il mondo. Col conte Tommaso Di Carpegna Falconieri, il relatore in questa conferenza per i 100 anni di Guidobaldo, una scommessa vinta, una partecipazione nutrita in un sabato di agosto, insomma nel quale si può pensare ad altre attività, invece no, tanta gente attenta. Possiamo dire che effettivamente la cultura è un buon antidoto al caldo a questo punto, visto che fa così caldo. A Carpegna sono 10 gradi di meno rispetto al resto dell'Italia e quindi si è stato bene. A parte gli scherzi, è stato un piacere accogliere tante persone nella sala grande del Palazzo dei Principi a Carpegna per ricordare 100 anni dalla nascita del principe Guidobaldo di Carpegna Falconieri, che è stato veramente un personaggio che ci fa piacere ricordare, perché è stato un uomo di grande cultura, perché ha fatto del bene, perché ha riordinato un grande archivio e ha messo a disposizione le sue ricerche agli studiosi che poi sono riusciti appunto a completare e andare avanti in quest'opera di ricostruzione della storia che in fondo è la memoria di tutti noi e che quindi dobbiamo serbare e conservare con ogni cura. Ai telespettatori di Rossini TV che vedranno questo speciale nei prossimi giorni e che magari non erano qua presenti, raccontiamo qualcosa, raccontiamo un aneddoto, qualcosa di particolare, di televisivo diremmo così. Ma ce ne sarebbero molti e tanti ne sono stati detti. Uno per esempio è questa idea che c'era di fare la fiera dell'antiquariato, anzi la fiera dell'artigianato nei fondi di Carpegna e come pagamento il principe di Carpegna invece di chiedere soldi ha chiesto che fosse invitato a cena a mangiare gli spaghetti ogni volta che si finiva la serata e quindi appunto spaghetti invece di soldi, che è un gesto direi molto signorile per ricevere un affitto. Tra i relatori la professoressa Maria Lucia De Nicolò, che ha raccontato cosa? Facciamolo sapere ai telespettatori di Rossini TV. Beh, il mio racconto era proprio minimale, ma che fra l'altro è, come dire, in confronto ai ricordi che avevo ascoltato poco prima, è francamente una cosa veramente passata e fuga, però ho una memoria del principe Guidobaldo di grandissima riconoscenza, perché giovanissima, poco più di 20 anni, mi ha dato l'opportunità di entrare nel suo archivio, che ho sentito è stato negato a studiosi di calibro ben maggiore, e soltanto dopo un colloquio in cui lo avevo incuriosita, incuriosito riguardo la direzione che volevo dare alle mie ricerche sugli intendimenti di investimento della sua casata Carpegna sulla costa, soprattutto in quelli di San Giovanni Marignano e di Cattolica.
col principe Antonio di Carpegna Falconieri, la grande soddisfazione di poter aprire e di avere l'occasione di poter aprire il suo palazzo alla città e non solo alla città, perché sicuramente da tutta la provincia e oltre sono arrivate persone per seguire questa conferenza, ma in generale per visitare il palazzo. Sì, oggi sì, è stata questa celebrazione, il ricordo del centenario della nascita di mio zio Guidobaldo, è stata una cosa aperta oggi, insomma, quindi era una cosa aperta al pubblico e la gente è stata molto contenta, e si è interessata molto, insomma, di tutta la situazione, della conferenza. Poi ci sono state queste testimonianze di queste persone che hanno lavorato in archivio, con cui c'era un rapporto diretto con mio zio, oppure dell'artigiano Ciabocchi, con cui c'era una stretta amicizia, e quindi sono state testimonianze vere, rapporti veri che queste persone di Carpegna o della Romagna hanno avuto con mio zio Guidobaldo. Questa sera abbiamo Indimenticanto, che è una bellissima rassegna canora di persone, di cantanti, di amici del nostro paese, dei paesi attorno, qui nel giardino del Palazzo dei Principi. Quindi il Palazzo dei Principi è il grande protagonista da sempre di Carpegna e soprattutto da quest'estate. Una rassegna dove ci sarà tantissimo pubblico come sempre, con anche degli aspetti che riguardano anche la poesia, la fotografia, quindi verranno proiettate delle poesie tra una canzone e l'altra e la fotografia. È un evento importantissimo per il paese, ci lavorano da tanti mesi, è un'associazione Indimenticanto che fa un po' tutto da solo, sono bravissimi, anche lì l'amministrazione cerca chiaramente di contribuire. Siamo con Mirko Ricci, che insieme a Enrico Ricci, e sottolineiamo stesso cognome ma non sono parenti, è qua per raccontarci che cosa succederà in questa serata, che è il terzo dei grandi appuntamenti per i quali siamo venuti qua a Carpegna oggi, un appuntamento tutto musicale, un appuntamento dedicato al tempo. Noi siamo nati come gruppo, noi siamo una compagnia di amici, siamo nati come gruppo in occasione di una serata che abbiamo ideato circa 8 anni fa e volevamo così ricordare i cantanti che non c'erano più, quindi Pino Daniele, quindi De André, Dalla, insomma abbiamo fatto questa serata che poi e ognuno di noi eravamo una ventina di amici a cui piace cantare e ognuno di noi ha interpretato una canzone di un autore. Abbiamo presentato dei video, abbiamo presentato delle letture quella sera lì e qualche cosa anche dal video. Dal vivo noi sostanzialmente cantiamo con delle basi, speriamo di evolverci poi dal vivo, insomma, fare musica dal vivo. Niente, quella serata è venuta talmente bene che poi abbiamo pensato di ripeterci e siamo arrivati così all'ottava edizione. Noi cominciamo a vederci già nell'inverno, subito dopo Natale, ci divertiamo e così, e costruiamo qualcosa, perché poi siamo in gruppo, siamo sempre lo stesso gruppo, per cui tenere insieme 20 persone significa che il gruppo funziona. Il nostro successo non è quello sul palco, ma è quello dietro le quinte, dietro nella saletta, e delle prove, eccetera, eccetera. Quella sera il tema era questo, erano i cantanti e gli autori che non c'erano più, che non ci sono più, e poi abbiamo fatto ogni anno, ovviamente abbiamo scelto un tema diverso. Questa sera il tema è il tempo, racconteremo così, cercheremo di raccontare in maniera impossibile, non esaustiva perché è impossibile, di raccontare il tempo nelle sue molteplici facce. Mi pare di capire che uno degli aspetti importanti sia, come già per la festa del prosciutto di Carpegna, una grande partecipazione da parte di tutta la comunità. Quello sicuramente, quello da sempre, perché Carpegna quando si chiama le persone vengono anche, quindi quest'anno in particolare, da qualche anno ancora di più, è una cosa bellissima che quando si fa un'iniziativa, come per esempio questa mostra che richiede un lavoro giorni e giorni prima,
culturalmente mesi prima, ma anche di allestimento, il paese risponde, soprattutto i ragazzi più giovani, che noi ci piace denigrare i ragazzi giovani, ma se li sai coinvolgere partecipano. Alla festa del cresciuto erano almeno 50-60 ragazzi dai 13-14 anni fino a 17-18 anni impegnatissimi, che tra l'altro hanno portato i loro amici alla festa, invece prima andavano al mare, se non li sai coinvolgere non partecipavano neanche alla festa. Questo è un aspetto bellissimo. Finalmente è uscito il nostro opuscolo, la nostra brochure, un termine non bellissimo, Cultura d'Estate, 18ª edizione. È maggiorenne, quindi vuol dire che qualcosa di valore c'ha, se no le cose si fermano. Sono tanti appuntamenti, abbiamo iniziato proprio ieri sera, sono spettacoli teatrali, concerti, presentazione di libri, mostre come questa. Il programma è molto fitto, mi permetto di dire che è un programma buono, di qualità. Si è conclusa questa bellissima giornata trascorsa a Carpegna, ci siamo impegnati per farvi vivere con noi l'atmosfera di questo triplo appuntamento incentrato comunque sull'arte e sulla storia. Ancora un momento bello da trascorrere in questo posto bellissimo, tutto sommato neanche troppo lontano dalla nostra città, un posto magico nel quale invitiamo i nostri telespettatori a venire a trascorrere qualche ora. Le occasioni, come avete visto, sono tante. Rimanete sempre con noi, sempre sul canale 80 di Rossini TV.